Con Città dei Libri siamo a Polignano e scopriamo la storia locale. C'è un orologio che rintocca durante tutto lo spettacolo, però c'è una storia affascinante dietro. Assolutamente sì. Ho raccontato questa storia allo sciopero della signora Melina, allo sciopero dell'orologiaia, che fa parte di una collana di racconti che ha curato il Teatro Pubblico Pugliese, per cui è stato fatto un lavoro di ricerca su tutte quelle che sono le leggende e le storie popolari, insomma, la signora Maria cosa racconta. Per cui un po' raccontare la nostra storia, il nostro territorio, andando oltre i monumenti, andando oltre la chiesa, la cattedrale, il quadro, la statua, ma la vita proprio delle persone, è quello che fa la guida turistica narrante, quindi ho portato un pezzetto di quello che facciamo e quello che portiamo ai turisti, ma anche ai turisti di prossimità, per cui locali. Quanto è importante insegnare la storia locale ai bambini? Ciao! Ho vissuto l'esperienza su mia figlia, fondamentale. Capire, accogliere alcune sfumature e i massimi sistemi della storia partendo proprio dal piccolo e quindi proprio dal senso di appartenenza, il senso di ownership, cioè quello che è vicino a noi per portarlo poi alle cose più grandi.